Allora, bentornati a un'altra puntata di questo Mixare Basic, che dovevano essere 3-4 puntate, ne diventeranno 1000 perché i mix non finiscono mai. Ciao, interrompo brevemente questo video solo per ricordarti che su improveyourmix.com trovi un mio corso in cui condenso appunto questa mia ricerca sonora che ho fatto nella mia carriera, che mi ha permesso da un home studio, dice il mio letto dove dormo, di lavorare per Disney, Rai, l'Antonella Ruggero, i film di Boldi e tanti altri. Il prezzo è contenutissimo, sono molto orgoglioso di come è uscito questo corso e appunto se vuoi elevare un po' il suono che hai in home studio cercando di tendere il più possibile, ovviamente senza raggiungere il 100%, ma cercando appunto di avvicinarsi il più possibile a un suono più professionale, questo è il corso che fa per te, è sicuramente un condensato di tutto quello che ho da dire, quindi se ti interessa quello che dico, ti interesserà anche questo corso. Andiamo a lavorare sulla voce per cercare magari un colore un pochino più interessante e un pochino meno casereccio, ok? E andiamo appunto a vedere cosa possiamo fare. Questa qua è la nostra voce, che ha già una parallela, viva già l'Italia, la nostra equalizzazione, tutto. Italia liberata. Ci sono anche dei delay e dei riverberi. L'Italia del caffè. Ma quello che mi manca è un pochino di aggressività, come mi piace chiamarla. Allora, di solito faccio una di queste parallele un po' bizzarre, la chiamo bizzarra. Cosa fanno queste parallele? Di solito, con un equalizzatore vado praticamente a schiarire moltissimo il mio segnale e ve lo faccio sentire, quindi facciamo la mandata a questa traccia bizzarra e sentiamola in solo. Quindi cosa faccio? Ho sbagliato la mandata dalla voce a bizzarra. Viva l'Italia! Quindi vado a creare l'Italia una voce liberata, molto 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 sibilante, ok? Del valzere, l'Italia del caffè. Quindi facciamo 10k a 18 dB e direi di fare 100 Hz. Viva l'Italia! Meno 18. L'Italia che non muore! Quindi stiamo proprio dando una... Viva l'Italia! L'Italia liberata! Sentite, un colore molto brillante. Dopo questa equalizzazione andiamo a comprimere molto questa Viva voce. Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzere, l'Italia del caffè. Quindi sentite l'Italia che tiriamo fuori molto dettaglio. Colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Dopo questa compressione andiamo praticamente a mettere un altro equalizzatore per ritirare dritto praticamente la nostra voce. Quindi ritorniamo a meno 18 e ridiamo basse a più 18 nelle stesse frequenze. In questo modo anche non vi si rovina la fase. Viva l'Italia! E abbiamo questa liberata, voce ipercompressa e molto dessata, a cui poi possiamo magari recuperare l'Italia un pochino meno colpita al cuore. E ridare comunque un po' di brillantezza. Viva l'Italia, l'Italia che non muore! Ma non troppa, viva diciamo l'Italia. Così. Proviamo a mixarla tramento. Con tutto il resto. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Senza. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Sentite che diventa un pochino più... Viva l'Italia, l'Italia in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. Un pochino più definita. L'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia! Senza. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Un'altra cosa che vogliamo fare, se vogliamo iniziare a dare ancora più colore a questa voce, è una grossa saturazione, quindi lo chiamo saturation. Andiamo a prendere il nostro IVG. Viva l'Italia, l'Italia. Andiamo a fare una mandata verso questo IVG parallelo. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. Quindi una grossa distorsione. L'Italia metà giardino e metà galera. E andiamo poi a l'Italia, limitare l'Italia questo suono intera. Più Viva nelle l'Italia, medie. L'Italia che lavora.
Questo può essere o messo in parallelo con tutto il resto della voce, ok? Proviamo a sentire. Viva l'Italia, l'Italia in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. Gli dà un carattere un pochino più aggressivo, l'Italia sentite. Metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Nel mix come viva siede? Senza? L'Italia metà dovere, metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Stiamo nella parte iniziale. Viva l'Italia, l'Italia liberata. L'Italia del valzer, l'Italia del caffè. Se per il vostro gusto è troppo... Ok, una cosa che si fa moltissimo è quella di mettere un plate. Quindi se vado a prendere un bellissimo Dragonfly Reverb plate, sempre soltanto col wet. Andiamo a risolvere queste medie un pochino troppo... E lo usiamo sempre in parallelo con la nostra voce. L'Italia del valzere, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Un po' too much. Viva l'Italia. Stringiamo presa un tradimento. Po' il nostro plate. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia liberata. L'Italia del valzer, l'Italia del caffè. Con tutto? L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Possiamo anche scurirla un po', eh. È presa a tradimento, l'Italia assassinata. Che asciutti nella notte scura. Viva l'Italia. L'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. Vorrei un pochino più di prime riflessioni per questa voce, non trovate che sia ancora un po' secca? L'Italia del valzer. Mi vado nella mia mandata e mando più prime caffè. Riflessioni. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, è presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Sono interessante. Andiamo a creare un suono ancora, io ovviamente sto esagerando in questo mix, però solo per darvi a voi più armi da usare nei vostri mix. Una cosa che mi piacerebbe fare su questo kick e snare è avere dei campioni, soprattutto sullo snare, quindi mettiamo un campione. Io userò quindi un gate praticamente che può mandare, praticamente il gate manda note MIDI, ok, ad esempio una drum machine. Quindi, ogni volta che il gate si apre, quindi faccio una mandata dallo snare al campione, praticamente lui mi manderà delle note con cui posso, ad esempio, tramite una drum machine, andare ad aggiungere un suono. Non mi ricordo se, ad esempio, una Lindrum da qualche parte. Andiamo a cercarci una cosa molto pop, ossia una Lindrum.
se non sbaglio ce l'avevo in Plugins for Free Instrument. Andiamo nelle drum synths, c'era una Lean Drum molto bella di cui non ricordo più il nome, questa ci può piacere, vediamo come suona. Quindi andiamo a mettere la nostra drum machine, andiamo a capire in che note suona. Se abbiamo uno snare un po' bello, magari sul C2, immagino. Quindi dobbiamo fare un re. Questa qua è la nostra nota che ci piace. Vedete che è la D2 ed è la numero 38, quindi facciamo 38. Canale 1. Ovviamente andiamo a settare ora correttamente il nostro gate, accendiamo anche il nostro snare originale. E ora abbiamo praticamente il nostro snare e il nostro campione. Mettiamoci un secondo in un loop, così possiamo lavorarci con calma. Quindi andiamo ad aiutare un po' il nostro snare. Un po' di riverbero di questa drum machine. Andiamo a sentirlo con tutta la batteria. Riverbero. Italia dimenticata e Italia da dimenticare. L'Italia è metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Ovviamente poi possiamo lavorarlo con equalizzatore e compressori, questo campione. Ad esempio mi verrebbe voglia di usare uno di quei 65 che abbiamo usato per il basso. Yes. Con viva l'Italia, possiamo fare la stessa cosa anche per il kick, ovviamente. Quindi, ad esempio, per ripartire, praticamente andiamo a mettere un reagate perché è il mio trigger. Praticamente, potete usare anche un trigger MIDI. L'audio to MIDI drum trigger, che è un plugin fatto apposta. Io preferisco usare Reagate, un pochino più funzionante. Ci sono anche tantissimi plugin gratuiti di trigger. Ci sono diversi, vedi, sono questi Beat Replacer o questo Trampler, che è un audio trigger sampler, quindi poi potete mettere dentro anche degli wave, ok? Ce ne sono veramente tantissimi. Ho proprio un video sul trigger delle batterie, se volete approfondire. Questo è Kick Sample. Andiamo quindi a caricarci il nostro T-Rex, andiamo a capire che nota è che vogliamo nel nostro MIDI per avere il kick. Oh, questa. Io praticamente, vedete che ve lo dice questo schermino, vedete che mi dice che il nostro kick è il numero 36, ok? Quindi c'è il mio MIDI, dico al mio gate di uscire nel canale 36, canale 1, e gli dico, e ovviamente devo fargli la mandata dal kick al kick sample. Andiamo con il nostro kick originale. Ah, non è tanto assieme. Sentite che arriva un pochino dopo. Questo è uno di quei casi in cui bisogna
metterlo in fase o metterlo a tempo. Una cosa molto comoda da fare è fare clic destro, freeze track to stereo o to mono, in questo caso è uguale. Lui cosa fa? Mi stamperà tutta questa traccia di kick sample in un file audio. In questo caso vedete che mi sta facendo un 32 bit floating point. Poi togliete il vostro lock e avete praticamente il vostro campione che potete allineare a mano, ok, col vostro kick originale. Senza kick sample. Ancora un po' sfasato, sento che è un po'... non è ancora tanto il suo mestiere. Sentiamolo nel contesto di tutto il brano. Italia del caffè, Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! Ah, è peggio. L'Italia che non muore. Viva l'Italia, è presa a tradimento. Italia assassinata dai giornali. In questo caso potremmo scegliere di togliere le basse dal kick sample, perché probabilmente sono hanno una fase sbagliata rispetto alla fase del nostro kick originale. Possiamo o girare la fase e vedere se suona meglio. Forse con la fase girata. Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Ori, non abbiamo cagato neanche di Striscio i Tom. Potremmo dare un pochino più di ciccia a questi Tom, non trovate? Mettiamoci in loop. Andiamo a cercare una frequenza che ci può piacere, tipo sui 100 Hz. Assicuriamoci che non abbia troppo sub, in modo da lasciare posto per basso e kick. It's fine for me. Viva l'Italia, l'Italia in mezzo al mare. Torniamo con il Tevio Tone a vedere se tutte queste aggiunte di suono che abbiamo fatto, abbiamo rifatto un po' la voce, abbiamo rifatto un po' la batteria, hanno ancora senso a basso volume. Quindi mettetevi proprio a bassissimo volume e sentitevi il vostro brano a volume più basso possibile, rendendo conto che la voce è un po' troppo alta. Anche il nostro snare è un pochino troppo alto, non trovate? Faccio un gruppo con tutto il mio snare praticamente. Non sento più il basso. È presa a tradimento. Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Italia con gli occhi asciutti nella notte. Un pochino più di chitarra. Attenzione perché stiamo dando molto volume. Torniamo sul nostro master a controllare che, vedete, il nostro master bass compressor non sia un pochino troppo aggressivo. Facciamolo lavorare un pochino meno.
La cosa che sento a basso volume è che il mio snare è un po' corto. È presa a tradimento. Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Non trovate? Trovo un pochino, un po' cortino. Abbiamo questo riverbero di snare che è molto molto corto. Ce ne serve uno un pochino più lungo. Speravo che il campione potesse essere un pochino più... esagerato, insomma. Una delle cose che mi piace fare in questi casi è, a parte trovare un riverbero che mi piace, andiamo a prendere un hall reverb della Dragonfly. Ovviamente niente dry. Andiamo a dargli un po' di compressione in modo da avere un riverbero molto molto denso. E poi lo andiamo a gateare, cioè metto un rear gate. Andiamo a sentire tutto il nostro snare. Tolgo il deviotone. C'è un pochino troppo di nota in questo riverbero. Vedete che è un po' troppo. Togliamo un po' di là questa nota. Dimenticare. L'Italia è metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà... Snell mi ha perso un pochino di impatto. Uso un transient controller e gli do un pochino di punta. Vediamo se è meglio nel mix. Giornale dal cemento, Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia meglio. Che non ha paura. Nocchio alla nostra disposizione, possiamo schiarire forse un po' il nostro mix qua sopra, un po' bassi. L'Italia in mezzo al mare. Andiamo sul nostro master. Italia dimenticata e Italia da dimenticare. Andiamo un po' di più. Italia è metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. Più riverbero. Viva l'Italia, l'Italia 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, nuda come sempre, con gli occhi aperti nella notte. Facciamo un altro test, abbiamo il mix originale di questo brano. Della Bad Band, oddio, non mi ricordo più come si chiamano loro. Bad Generation. Andiamo a sentire il loro mix. Io di solito faccio così, muto la traccia praticamente e la metto in solo in modo da per sentirla. Italia del vincere, Italia del caffè, Italia derubata e colpita al mi raccomando, cuore. Sentitelo allo stesso volume. Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Però molto front. Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. E noi abbiamo questi snare stranissimi fatti con la lean drum. Dimenticata e Italia da dimenticare.
Italia metà giardino e metà loro hanno galera. Sentite invece questi snare molto corti, ma i piatti della batteria più belli. Un pochino più di overhead. Poi sentite come i nostri overhead rispondono al compressore che abbiamo sulla batteria. Fanno praticamente shua, 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 shua. Tiriamo fuori un po' la voce? Però dobbiamo ritirare fuori il solo. In questi casi di solito mi piace molto tagliare praticamente. Quindi da quando è solo faccio una nuova traccia, in modo da appannarla al centro, farla diventare la mia traccia di solo e dargli magari un colore un pochino diverso. E potrei in questi casi andare a spostare anche questa chitarra invece con un altro panning, quindi vado a duplicare la mia traccia, copiare gli stessi elementi e questa qua la mettiamo a sinistra. In questo modo le mie chitarre, quando parte l'assolo, si spostano. Quindi da centro, sinistra, destra. Invece loro hanno tenuto il solo a sinistra, che non mi sento di consigliare come cosa. Al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, è presa a tradimento. Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Non mi piace molto il riverbero di questa voce. Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia. Sentite, un pochino troppo gonfia nelle medio basse. Andiamo a pulire un po' questi riverberi. Viva l'Italia! L'Italia in mezzo al mare. Loro? L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia è metà giardino e metà galera. Viva l'Italia! L'Italia tutta intera. Ed è tutto anche per questa puntata, andiamo poi nella prossima a vedere praticamente invece il mastering, andiamo a diventare competitivi, ci portiamo dentro un po' di canzoni di Vasco Rossi, un po' di diciamo di pop rock, per vedere quanto siamo distanti dalla competizione nel caso fortunato in cui saremo inseriti in una playlist assieme a magari altri big, nonostante la produzione casareccia. Alla fine l'obiettivo è quello, non è fare un mix che possa essere comparabile alla bellezza di un mix fatto su un SSL, in un vero studio professionale, che purtroppo è molto costoso, ma useremo tutti i trucchi che ho in tasca per arrivare al risultato più vicino possibile. Ciao!